Mazzarri, non voglio dire, lo conosco da tanto tempo, già ancora prima che facesse l'allenatore. E voglio dire, i risultati che è riuscito a ottenere con Napoli, che probabilmente otterrà ancora è sotto gli occhi di tutti, quindi da parte mia, sul lato professionale, alla massima stima. Io lo conoscevo, so come lavora, ho cercato in base a quelle che sono le mie conoscenze, le mie idee, e le qualità dei miei giocatori, a giocare come abbiamo giocato. Ma dico la verità, anche quando siamo rimasti in 10 contro 11 nel secondo tempo, soprattutto da un certo momento in poi, sembrava quasi che non fossimo in inferiorità numerica e comunque avremmo meritato minimo un pareggio o un risultato positivo anche in 10 contro 11. Ma non lo so, non stiamo giocando bene, meritiamo la classifica che abbiamo, sappiamo al contempo cosa ci sarà bisogno da qui a venire per non fare un campionato anonimo, e dovremmo essere tutti bravi a non farci sopraffare dall'euforia che inevitabilmente e inconsciamente ci potrà essere. Io vorrei, e non parlo poi degli arbitri, solo questo, vorrei dire che almeno nella stessa partita ci fosse uniformità di valutazione. Poi l'errore ci sta, le valutazioni però bisogna, nella condotta della gara, che secondo me devono essere al di là delle squadre che si affrontano, l'arbitro deve essere sempre, come dire, equo nella valutazione, né come lui intende dirigere una gara. Finisco qui e non parlo più degli arbitri, come ho già detto. Ho notato che ci abbiamo messo ancora meno questa volta andare sotto, quindi credo che oggi di aver toccato in questo senso il massimo, il fondo, quindi da adesso cerchiamo di non farlo capitare più. C'è sempre due squadre, io credo dal punto di vista del gioco e di tutto il resto, io guardo le prestazioni, loro lo sanno come parlo, guardo la prestazione. Io, come prestazione, il Napoli è stato secondo me, soprattutto 11 contro 10 da un punto di vista del gioco e di tutto, superiore. Gli episodi, come sempre nel calcio, condizionano le partite. Dovremmo essere più cinici, lo chiedevo anche ieri, è troppe occasioni prima di far gol. Poi le paghi, con queste squadre le paghi, perché avrebbe potuto segnare Napoli.